Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 10 della nostra partita con la Persia rivoluzionaria. Non gioco a questa partita da un po' di tempo, ho registrato l'ultima volta 2 settimane fa tutti gli episodi che avete visto, quindi magari non mi ricorderò tutto al 100%, ma ho guardato l'ultimo episodio apposta e ho visto che siamo in guerra con la Malacca e ho anche dichiarato guerra sapendo che non mi sarei ricordato che avrei dovuto farlo, quindi mi sono, cioè insomma, sono orgoglioso di me stesso. Riesco anche a darmi degli ordini dal mio passato. Fa abbastanza paura questa cosa. Comunque, abbiamo deciso, anzi ho deciso cosa fare. Voglio eliminare completamente i sunniti, perché almeno ci sono solo sciiti. Quindi tutti gli eretici devono essere eliminati dalla questione. Ce ne sono ancora un po'. In totale ci sono 5 stati sunniti e sono 1, 2 e poi quelli che ci sono da questa parte, direi. Quindi Qatar, Malacca e Batte la Pesca, qualcosina qua intorno. Questo induista, ce ne sarà qualcuno in zona, comunque dobbiamo eliminarli tutti. Stavo pensando poi di fare l'achievement, quello delle conversioni con i mercanti, ma nelle Moluccas, vediamo se lo trovo. Che ovviamente richiede la conquista delle Moluccas. Questi qua sono gli achievement che abbiamo fatto fino a questa partita, quindi no, in sopra. Mi ricordo che... Eccolo qua. Allora, dobbiamo andare nelle Moluccas, che sono questa zona qui. Questo. E usare il mercante per convertire. Ora siamo esattamente in questa guerra, quindi direi che va abbastanza bene. Allora, questo esercito direi che non può andare avanti. C'è un forte. Bene, allora invadiamo. Perfetto. Potevo iniziare l'invasione anche via mare, ma pazienza. Stavo pensando che forse non saremo in grado di annettere Chu. Nel senso che ora stiamo annettendo. Intanto penso che ho fatto delle costruzioni, visto che qua ce ne sono un bel po'. Construction camp e cose di questo tipo. Perché il nostro force limit, non so se riusciremo a farlo arrivare a 2 milioni. Ci dobbiamo provare. 2 million men, e tra l'altro con il War Conquest con l'Impero Romano non eravamo 2 milioni e 4, ma ora ci manca un sacco di development, ci manca tutta l'Europa, quindi il governo rivoluzionario di sicuro aumenta di tanto i numeri. Ora vediamo un po', c'è l'Italia che è attaccata a Brandeburgo, dobbiamo assolutamente sistemare la faccenda, infatti pensavo una volta annesso questo qui, cosa che dovrebbe accadere, non penso in questo episodio, fra 5 anni. Sarà assolutamente il caso di iniziare ad attaccare tutte le nazioni europee e farle diventare sciite. Io comunque l'Italia voglio conquistare questa parte. Quindi voglio prendere ancora questi territori qua, perché dai, almeno ci diamo una forma decente. Vediamo se abbiamo deciso cosa conquistare. Esattamente, ok, vorrei queste parti qua rosse. Qua abbiamo Gallipoli, quindi il futuro è perfetto. Qua possiamo arrivare fino a qui, magari non scendiamo giù, non lo so. Boh, può essere. Vediamo. Possiamo prenderci Sudafrica, queste parti. Quindi questo rosso che vedete è quello che voglio conquistare. Qua, se non ho cliccato su queste isole perché ancora non le posso vedere, appena potrò vederle, ovviamente ci metteremo sopra le mani. Comunque, se annettiamo la Spagna nel 98, non so se saremo in grado di annettere anche Shu nella Corea. E Chu. Di conseguenza dobbiamo agire in maniera intelligente. Adesso vediamo dove cacchio sono i diplomatici. Mi sa che buildings forse in questa fase della partita è meglio toglierlo. Allora, ne abbiamo disponibili. Tu sei a 200, 168, 187. Tra l'altro tu sei pure infedele. E se sei infedele ti posso rimuovere. Allora, facciamo un paio di conti. Qua non mi dà la possibilità di vedere, ma sono 693 punti diplomatici. Qua sono 792. Dobbiamo ancora fare una guerra contro il Giappone per la riconquista coreana di qua. Quanto development c'è qui? Non tantissimo. Cioè le città grandi sono queste. Questa qua. Quindi va bene, anche se glielo ridiamo non allunghiamo di troppo la faccenda. Comunque, annettere te attualmente sarebbe una cosa che finirebbe nella... Perché non posso vederlo? Perché sono in guerra. Però è già una cosa che dura abbastanza. Guardiamo qua, poi ci mettiamo a fare la guerra, però volevo controllare questo. Allora, questo qua finisce nell'800. Praticamente dobbiamo considerare come se ce l'abbiamo sempre. A tal proposito,
La prossima idea sarà molto utile. Abbiamo l'imperatore che fa schifo perché purtroppo siamo diventati impero rivoluzionario con questo tizio. Speriamo che abbia un figlio e vediamo cosa succede. La moglie è meglio di lui, però hanno in realtà interessano i punti diplomatici. Abbiamo questi qua che sono già al massimo. Qua ce n'è uno migliore? No. Vabbè, qua facciamo così. Perfetto. Il prestigio è basso. No, potremmo effettivamente liberarci di Chu e attaccarlo. Tanto confine solo con noi. Our novels will be in arms to tempt. Cosa? We simply do not have a prestige to allow that vassal to go free. Ah, quindi non si può fare. Se non abbiamo abbastanza prestigio, però so che se si fa quando Liberty Desire è sotto il 50% ci sono delle conseguenze negative. Se invece si fa quando lui non è, inca cioè è incazzato e più del 50% non ci sono le conseguenze negative. Però d'altra parte se finiamo qua ce ne possiamo altamente fregare di ogni cosa. Quindi direi che giochiamo alla guerra. Dai, andiamo avanti. Battaglia navale. Abbiamo affondato tutto, ok, abbiamo il controllo completo dello stretto, quindi basta, è finita. Ora possiamo affondare tutte le navi che vogliamo. Ma che bello. Tu te ne vai il 3 febbraio. No, niente, non saremmo riusciti comunque a prenderlo. A posto. Allora, qua possiamo fare la tech. Ci serve? Tanto non c'è l'innovativeness. Ecco qua, 2 più 2, questo velocizzerà di tanto, davvero tanto il processo di integrazione della cosa. La tregua con te quando finisce? 93, 73, 93. Ah, adesso, ottobre. Ok, beh, ma aspettiamo. Prima facciamo la conquista del Moluccas. Poi c'è pure la faccenda dell'overestensione. Vedo che non è molto elevata, quindi funziona tutto bene. Questo è sopra il 100, quindi siamo a posto. Deve salire questo, sale di 5 all'anno. Dobbiamo velocizzare il tutto. Qua quanti cannoni ci sono? Non abbiamo il bonus. Allora mandagli dentro dei cannoni. Perché non posso fare G? Ah, ce li ho su i tizi, bene. Allora mandiamoli subito qua. Così facciamo esplodere la flotta. Forza di lì. Mi spiace perché ogni volta che riprendo a giocare sono di sicuro un pochino più lento di quello che potrei essere, però d'altronde è a Kushi. Cosa è successo? Che sono sbarcati. Finisce l'assedio, distruggiamo la flotta. Intanto voi andate a Jumpy. Wonderful. Vai su Jumpy. Ok. Diplomatic, we lost. Che cacchio è? Va bene. Facciamo fuori sti Confuci, perfetto. Poi iniziate a mettervi qui. Ok, li abbiamo battuti. Dividiamo a metà, così blocchiamo anche il porto di là e questo dovrebbe far cadere praticamente subito tutto. Excellent. Bene. Qua il forte dov'è? Questo. Vediamo se riusciamo a dargli pure un leader. Perfetto. Ah, ok, è caduto questo. Qui. 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 E qui. Moluccas, magari sei già abbastanza scarso da voler fare la pace, no? Però comunque vorrei arrivare al di là dello stretto di sicuro. Ci prendiamo le isole. Forte, hai forti qua nel nord? Ma sembrerebbe di no. E a sto punto confiniamo con quell'altro. O facciamo la full annessione.
105%, quindi ti lasciamo questo. Eh? Quanto siamo malvagi? O se no c'è sta parte qua, perché noi siamo in guerra con chi anche? Ah no, sono i territori. No, sono tuoi territori occupati. No, non è vero. Occupy by Sonoma e Kyutai. Non capisco. Infatti sto guardando quello sbagliato. No, ci sono questi. E vabbè, pazienza. Per bloccare di qui. Rivolta di lì. Il resto funziona tutto. Miglioriamo le relazioni con anche Shu. Tanto non abbiamo più nient'altro da fare praticamente. E conversioni. Adesso finisce pure l'ultima. Bene. Ok, fai cadere quello che gli distruggiamo la flotta. Ah, non puoi andare. No, niente, allora rimani qua. Stai fermo. Deve cadere prima questo forte. Presa la capitale. Magari sono già più vicini a questa idea di pace. Non manca molto a dirla tutta. Vediamo se riusciamo a fare cadere. Mica giro. Niente, dobbiamo far cadere per forza quel posto lì. Allora, Chance, arrest in Alexia. Boh, non so neanche dove sia, ma a parte che i soldi non sono di sicuro un problema in questa fase della partita, quindi non ce ne dobbiamo preoccupare. Qua fai così. Questo è occupato, sì. E con questo fai così. Appena si liberano. Ci muoviamo verso il legalismo, direi di sì. Con questo sbarca di là, dovrebbe bastare. No, perché c'ho solo 50 navi di qui, giustamente. Niente, aspettiamo che cada questo. Inizia a spostarti qua. 70%, ottimo. Allora, vogliono far pace. Noi facciamo pace, però a questo punto potremmo rinunciare a tipo questo, ci prendiamo un'altra isola. Facciamo così e così. Questo. Ok. Così abbiamo tutti forti, passai e troppo development. Beh, allora prendiamoci su e basta. Va bene. Quanti soldi hanno questi? Ma io voglio la tregua corta, non me ne frega niente dei soldi. Dai. Boom. Ah, tra l'altro io stavo ancora finendo i core. Quindi potevo prendere tutto. Ops. Va bene. Tanto non abbiamo problemi di rivolte. Cioè, anche se ci sono le rivolte, non sono un problema. Quindi effettivamente potevo fare la full annessione. Considerando questo fatto. Però c'è da dire che perlomeno, in teoria, fra un anno non siamo più overestesi. Va bene. Dovremmo avere. No, non abbiamo ancora il vantaggio qua. Però queste sono zone interessanti. Queste sono zone molto interessanti. No, è qua. È questa che vale tanto. Per ora possiamo attaccare Kyutai, Sunda. E questo qua. Kiwi. Tertaneli. Come cacchio si chiama? Oh, il prestigio è tornato a zero. Fantastico. Chi è che rompe gli zebedei? Tu, vieni qui. Perfetto. Allora, abbiamo un sacco di armate. Vediamo chi soffre attrition. Tu. Poi tu. Poi tu. Tu. Tu vai dove non soffre attrition, su Beijing. Tu qua. Perfetto. Ok, ora dobbiamo solo aspettare e decidere da farsi. Allora, innanzitutto, tu ora sei annettato. Ho messo mettere improve relations, sì. Ma potremmo fare guerra al Giappone adesso.
Penso sia il momento più indicato. Allora, uniamo la flotta. Mandiamo su un po' di uomini, tipo questi. Beh, a parte che qua c'è già gente. Quindi facciamo qui. E potremmo mandare quel paese giù. Perché ora non posso. Non ho diplomatici da mandare. Ora ce l'ho. Allora, perché non posso? Quanto prestigio serve? Forse deve essere più di 0? Perché adesso è proprio 0. Può essere, eh? Anzi, è 0,67 effettivamente, ha senso. Cos'è questo? Golfo di Aden, va bene, cose, vai. Ma così, perdiamo uno di stabilità. Io non ce lo clicco. Ovviamente la super overestensione rallenta il processo di integrazione dei vassallo, però non è una cosa che andrà via, cioè, insomma. Perché in questo momento noi abbiamo la diplomatic reputation un pochino abbassata dall'overestensione. Meno 2,87, quindi ci sono dei problemi, ma non ci possiamo fare niente. Ma che bello, uno non deve neanche. Guerra tra Francia e Inghilterra. Questa è una guerra interessante. Vediamo un po'. È una guerra interessante. Penso che vincano proprio gli inglesi, eh? Sono più forti. Hanno dei numeri decisamente diversi, però l'esercito francese sappiamo che è sempre temibile. Quindi bisogna stare attenti. La tregua con te finisce nel 800. Batte la pesca. Io penso che possiamo dire che annettiamo loro due, perché ho temo di non farcela, quindi vorrei liberarmi di ciù. Aspettiamo a fine mese. Intanto, cos'è sta roba? Ah, sonda contro Kitai. Qua bisogna stare attenti perché. Io spero vinca Kitai, non sonda. Cioè, che ci sia un pareggio. Possiamo imporre la pace? Allora, interview war. No. Enforce peace. Enforce peace. You need to have sonda with. No, il problema qual è? Che se uno dei due conquista i territori dell'altro, visto che sono sunniti e induisti, poi non posso più convertirlo. Che poi non è un grosso problema, non dobbiamo fare one fate, ragazzi. Sto ogni tanto penso di giocare altre partite. E quindi mi faccio pipponi mentali inutili. Allora, qua quanto abbiamo 90 trasporti. Comunque è una flotta davvero schifosa, ma vince tutte le battaglie. Overpower. Voi siete esattamente 90, infatti siete pure quelli che siete sbarcati, ora che ci penso, quindi andatevene su e prepariamoci ad andare di là. Con te vediamo se si può. Break vassalization. Yes. Gli altri questa cosa non gli interessa. Senti, io voglio poter iniziare ad annetterti però. Cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Non posso neanche ucciderti. No, ciù, cioè tu hai finito, hai capito male. Non hai un destino possibile su questo pianeta. Cioè sei destinato alla morte. Ho sbagliato. Aiuto. Siete saliti? Uno. Molto bene. Allora, mettiamoci qua che sbarchiamo sul Japan. Qua mentre aspettiamo, non so se attaccare subito Bamanis o meno. Bamanis dovrebbe essere ancora una questione di due guerre, quindi è da fare abbastanza rapidamente. È da fare abbastanza rapidamente, però appunto vorrei anche espandermi di lì.
Bene. Chi è che vorrà infedele? Muore rimossi. Ma non me ne frega niente. Stability drop, vabbè. Va bene, allora qua c'è da fare una piccola fermata, però nel frattempo penso che possiamo dichiarare guerra. Cioè, ovviamente di qua vinciamo, potrebbero sbarcarmi da altre parti però. C'è questo rischio. Comunque ormai siamo sicuri di poter giocare senza mercenari, cioè il manpower non finisce più. Cosa? Fermi lì. Come osano questi cattolici anche solo pensare di poter convertire una mia nazione alla loro religione infedele? Pazzi. Cioè, proviamo. Senza generale, meno uomini, però noi siamo persiani. E manda gli rinforzi, va. Dove sono? Ah, sono entrati adesso. Però secondo me era tesa, eh? Avremmo potuto vincere lo stesso. Questo posto, in Africa. Comunque, oh, davvero, mandato a Feven, vai a Fanbrodo, tutte ste canzoni cinesi dell'ostrica. Oh. Ma quelle di Tangeri? Ah, mi sa che quelle di Tangeri sono evaporati all'istante. E che andiamo a invadere il Giappone, l'AE. Vabbè, vuol dire che non possiamo invadere il Giappone immediatamente. Facciamo che dichiariamo guerra, però continuano ad esserci rivolte. Allora, questo cosa dice? Aggressive expansion, prestigio, costo. E questo qua costa di meno. E c'è più prestigio. Quindi spread revolution, che è uno show superiority, e GG. Allora, iniziamo a prendere possesso di queste parti qui e poi ci ragioniamo sopra. Allora, qui fai così. Tu vai qui. Qua facciamoli salire entrambi. Sbarcate entrambi qua, chi se ne frega. Cosa è successo qui? Per fortuna c'è il forte, quindi migliorerà un po' di più la faccenda. Two of a kind, basta. Troppe cose. Allora, non posso cliccare, mi compaiono troppe cose sullo schermo. Basta, aiuto. Allora, non sono più overestesi in teoria. Iniziamo co continuiamo a convertire. E questa è fatta. Poi, rivolta qui. Qui, ok. Siamo overestesi. Sì, ancora, 104. Ah, ne manca una. Forse si era bloccata per qualche rivolta. Infatti, ok. C'è sulla rivolta, per quello non va avanti. Scusate che metto silenzioso, che se no il telefono continua a squillare, cioè a vibrare. 50 punti amministrativi, assolutamente.
Giappone, parliamoci chiaro. Io voglio sta roba qua, la Corea. Quindi appena tu mi dici sì, per me poi possiamo essere anche i migliori alleati. Questo, non voglio niente di più. Potremmo andare a prenderci anche Ryukyu. Dai, Ryukyu. E poi basta. Cioè, tu stai solo sul Giappone e cavoli tuoi. Non ho interesse a fare altro. Sì, secondo me è una pace che ci può anche stare. Prendiamo anche Ryukyu. Prendiamo anche Ryukyu. Allora, tengo i territori per me e glieli passo dopo. Semplicemente per il fatto che se no costa di più. Allora, qua facciamo così. Sì, vai a fare cose in Corea. Ah, già, io volevo fare Shu. Con te ci possiamo ora annettere. No, non è vero. Vediamo se posso farti un regalino. No, ma non ho cose. Improve relation with Chu. No, Chu, perché sto facendo Chu? Ok, Corea invece al massimo. Recall da Chu. Button. Mi. Basta. Questo è Qtie. Ma potremmo dichiarare guerra adesso a Sonda e la conquistiamo noi. Dichiaro guerra anche a Qtie, però con lui faccio pace bianca. Potrei far così. Allora, tu quanto vali? 95. 95, dobbiamo liberare questo posto. Ce lo pappiamo tutto, così lui non converte niente. E dopo attacchiamo lui. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di Sulu. Sì, forse la cosa migliore da fare è dichiarare guerra adesso. Dichiariamo guerra adesso. Ci conquistiamo tutta Sonda e poi iniziamo ad andare da quella parte. Qua quanto manca? Qua per ora valiamo davvero poco. Perché è qua che dobbiamo fare questa azione qui per fare l'achievement. Absolutely. Vediamo se è partito il timer tra le altre cose. Telefono, reagisce, sì. Ok. Sì, penso che faremo una cosa del genere, ragazzi. Comunque. Possiamo interrompere l'episodio qua. Nel prossimo facciamo pace con la Corea e, cioè con la Corea, facciamo pace con il Giappone. Iniziamo un'integrazione di o la Corea o Shu. Adesso devo decidere. Poi conquisteremo Chu, che quindi potevamo lasciare sotto forma di Ming. Ma avevo intenzione, cioè pensavo di poterle annettere più velocemente, essere sincero. Dopo bisogna attaccare solo i Bamanis e gli altri pistolini qua attorno. Dopo ho intenzione di tornare in Europa, quindi guerra ad Aragona, alla Francia e anche all'Inghilterra e al Portogallo, per andare a prenderci tutti questi territori qua. Quindi questa è l'idea principale e dopodiché, appunto, dobbiamo assolutamente riportare i territori italiani sotto i confini italiani, ma prima andiamo a rubargli un po' di territorio anche noi. Dopo, invece, attaccheremo Brandeburgo. Per ridare un po' di smalto alla bandiera. Alla bandiera persiana. Esatto, non alla bandiera italiana. Dai, ci salutiamo qua e ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.